Supponiamo di avere mele tutte uguali e noci tutte uguali. E supponiamo che la massa di ciascuna mela sia 3 volte la massa di ciascuna noce. Se prendiamo allora un ugual numero di mele e di noci, la massa complessiva delle mele sarà 3 volte la massa complessiva delle noci. Viceversa. Se vogliamo avere la stessa massa, dovremo prendere un numero di noci 3 volte maggiore del numero di mele. Tutto molto ovvio, persino banale, ma mettiamo in campo la legge di Avogadro. Avogadro, scienziato italiano, nel 1811 azzardò un'ipotesi che in seguito si rivelò corretta. Egli immaginò che prendendo volumi uguali di gas diversi, se le condizioni di pressione e di temperatura si faceva in modo che fossero uguali, allora nei volumi di gas ci sarebbe stato lo stesso numero di particelle. Egli stesso suggerì che fosse vera la sua ipotesi, la si poteva utilizzare per misurare la massa relativa di sostanze diverse, delle molecole di sostanze diverse. Infatti, se noi prendiamo un volume di ossigeno e un ugual volume di idrogeno e li portiamo allo stesso valore di pressione e temperatura, secondo l'ipotesi di Avogadro, doveva esserci lo stesso numero complessivo di particelle. Misurando allora la massa dell'ossigeno e la massa dell'idrogeno e facendo il rapporto, avremmo potuto sapere quante volte ciascuna particella dell'ossigeno era più massiva di ciascuna particella dell'idrogeno. Questo rapporto, il rapporto tra la massa dell'ossigeno e la massa dell'idrogeno, posti in uguali condizioni di pressione, volume e temperatura, risultò 12. Questo voleva dire che ciascuna particella di ossigeno doveva avere una massa 12 volte maggiore della corrispondente particella di idrogeno. Se allora prendiamo 2 grammi di idrogeno e 24 grammi di ossigeno, cioè 12 volte di più, il numero di particelle presenti deve essere uguale. Ed è così, visto che l'ipotesi di Avogadro risultò corretta e si chiama per questo legge di Avogadro. Se allora disponessimo di idrogeno atomico, 1 grammo di questo gas conterrebbe lo stesso numero di particelle presente in 2 grammi di idrogeno molecolare. Dato che il rapporto di massa tra l'idrogeno molecolare e quello atomico è 2, in quanto la molecola di idrogeno è fatta da 2 atomi, quindi ciascuna molecola ha una massa 2 volte più grande dell'atomo di idrogeno. Quindi il numero di particelle di 1 grammo di idrogeno atomico o di 2 grammi di idrogeno molecolare è uguale. Bene, il numero di particelle presenti in 1 grammo di idrogeno atomico o in 2 grammi di idrogeno molecolare o in 24 grammi di ossigeno molecolare è risultato essere all'incirca 6,022 per 10 alla 23. Questo numero ovviamente è stato possibile rilevarlo molto tempo dopo Avogadro, quasi 100 anni, 80 anni dopo l'ipotesi di Avogadro. In onore dello scienziato, questo numero viene chiamato numero di Avogadro. Il numero di Avogadro è il numero di particelle che si trova in una massa di
sostanza corrispondente alla sua massa molecolare. È semplice allora definire a questo punto l'unità di misura della grandezza fisica fondamentale quantità di sostanza. L'unità di misura si chiama mole, simbolo mol, e una mole di sostanza equivale a una massa di sostanza espressa in grammi numericamente uguale alla massa molecolare di quella sostanza. Questo significa che una mole di idrogeno molecolare è data da 2 grammi di idrogeno molecolare, una mole di ossigeno molecolare da 24 grammi di ossigeno molecolare, una mole di ferro da 55,84 grammi di ferro, una mole di acido solforico da 82 grammi di acido solforico, dato che la massa molecolare dell'intera molecola di acido solforico è giusto 82. Sono masse diverse, ma uguali quantità di sostanza. Uguali quantità di sostanza perché la grandezza quantità di sostanza non è relativa alla massa, bensì al numero di particelle. E avere a disposizione questa grandezza e la sua unità di misura, la mole, risulta estremamente importante sia in chimica sia in fisica.